Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale The Dead Stories. Oggi vorrei parlarvi di come mi prendo cura del mio balcone, ma prima sigla. In questo video vi mostrerò quello che è il mio piccolo balcone. Purtroppo non abbiamo un accesso esterno di dimensioni notevoli, però questo piccolo balconcino ci è comunque tornato molte volte utile, magari per fare un piccolo pranzo in due o una colazione o addirittura una cenetta d'estate. In un piccolo appartamento in città è comunque un luogo dove potersi rilassare, magari leggendo un buon libro sotto il sole. La prima cosa pertanto che ritengo utile è sicuramente un tavolinetto con un paio di sedie in cui appunto potersi sedere e gustare un pranzo o un aperitivo. Secondo accessorio che reputo molto utile è appunto questa griglia in legno che io ho comprato al Brico, che ha una doppia utilità: quella di appendere, come vedete, le piante, ma anche quella di proteggere un pochino dalla vista dei passanti e quindi fornire un minimo di privacy anche sul balcone. Questa grata è decorata appunto con dei vasi appoggiati con dei portavasi in ferro che ho acquistato dal Ferramenta alcuni ed altri invece nei negozi per la casa. Li ho pagati più o meno tra i 3 e i 4 euro ciascuno. Ed è rivestita da alcune piante rampicanti come l'edera oppure il falso gelsomino. Ogni piantina, come vedete, è dotata di questi portanome che ho acquistato da Tiger, ma se ne trovano di carini anche su Amazon, vi metto alcuni link in descrizione. Riportano appunto il nome della pianta stessa. La maggior parte delle piante che vedete sul mio balcone non sono state acquistate, ma mi sono state o regalate oppure le ho trovate lungo le strade, cresciute spontanee o addirittura magari già frammentate, quindi mi sono limitata semplicemente a raccoglierle. Vale anche per questo fico di mare. Anche per chi ha un animale dentro casa, sappiate che un piccolo affaccio sull'esterno può essere un buon luogo di relax anche per loro. Un ulteriore accessorio del mio balcone che mi piace molto è questa tenda con la fantasia di edera rivolta verso l'interno. L'ho scelta perché oltre a dare privacy mi fa sentire come in un piccolo giardino. Veniamo ora alla cura delle piante. Io ovviamente non sono una botanica e nemmeno un giardiniere, pertanto non me la cavo molto bene con il mio pollice verde. Mi trovo molto bene ovviamente con le piante grasse, che trovo di facile coltivazione. Oltre a necessitare di poca acqua, hanno il vantaggio di rimanere sempre verdi sia in estate che in inverno. Se inserite all'interno di un vaso più grosso, inoltre raggiungono dimensioni ed estensioni ragguardevoli. Un altro consiglio anche per quanto riguarda la grata del balcone. All'inizio l'avevo coperta con una finta edera in materiale plastico, ma che non mi piaceva affatto. Quindi poi nel tempo ho deciso di sostituirla con un vero gelsomino, o per meglio dire un vero finto gelsomino, che appunto, se ben potato in primavera, ci regalerà una ripresa vegetativa rigogliosa e anche poi una fioritura dal profumo gradevole. Una cosa che quindi ho imparato su tutte le piante è che per prendersene cura in modo adeguato bisogna sicuramente informarsi sulle potature, non avere paura di tagliare, perché anzi facendo proprio delle importanti potature spesso si ottengono poi nella stagione successiva delle crescite spontanee abbondanti. Un altro piccolo e semplice insegnamento che nel tempo ho appreso è l'importanza della rimozione delle parti della pianta che sono ormai secche o rovinate.
Sembra veramente banale, ma ho potuto constatarne invece l'importanza. Prima mi capitava per pigrizia di rimandare e poi di trovare magari la pianta in cattive condizioni. Ora invece cerco di farlo con una certa frequenza, come fosse appunto un'abitudine. Tra l'altro, se si tratta di piante dall'odore molto gradevole ed aromatico, possiamo utilizzare le parti che andiamo a rimuovere perché ormai secche per creare dei profumi a biancheria. Abbiamo già parlato dell'importanza delle potature ed ogni pianta, come sappiamo, ha il proprio periodo di potatura. Ad esempio il crisantemo deve essere potato anche a fine maggio, quindi a seguito della crescita della parte aerea. La potatura può essere anche l'occasione per propagare la pianta attraverso le talee e quindi ampliare un pochino il proprio pattern vegetativo. Come vedete, questo crisantemo aveva creato questo stelo molto alto. Ho quindi deciso di tagliarlo, come consigliano gli esperti, a circa 15 cm da terra. Piccola precisazione sui crisantemi: attenzione perché nel periodo invernale ci sono alcune varietà che possono perdere completamente le foglie. Mi raccomando, non buttate la pianta perché in primavera dell'anno successivo vi regalerà una nuova ripresa vegetativa. Ho letto anche che con la parte aerea si possono creare delle talee che possono essere quindi ripiantate nella terra e dare origine poi a nuove piantine. Come si procede? Si procede quindi tagliando lo stelo in frammenti da circa 8 cm ciascuno e andando a rimuovere quindi le foglie che crescerebbero alla base del frammento stesso, come vedete. Mio acquisto di cui vado molto fiera è questa monstera. L'ho comprata tra l'altro all'IKEA a un costo di 16 euro, quindi devo dire che l'IKEA ha dei prezzi sulle piante davvero competitivi perché spesso le trovo a meno che dal fioraio. Quindi non dimentichiamo anche, oltre ad abbellire di verde il nostro balcone, anche a trasferire un po' di questo verde dentro casa. Mi raccomando, stando attenti a leggere quali sono effettivamente le piante che si possono coltivare anche all'interno. Spero che questo video ti sia piaciuto, nel caso lasciami un commento e un like. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per ottenere le notifiche relative alla pubblicazione di nuovi video. Ciao!